aspetto del dottor Capozzo e del dottor Attanasio. Ho chiesto prima, durante la cena, se volesse che ricordasse un po' il suo curriculum, e ha detto che di solito si fa per i morti, per cui preferiva evitare. Quindi, prego. Sono arrivato accompagnato da una persona che ho conosciuto, che è qui, il dottor Attanasio, che ho conosciuto per lavoro, però nell'arco di poco tempo siamo anche diventati un po' amici. Perché l'ho invitato? Io sono stato invitato perché ho rimbalzato il mio invito, perché ho immaginato che quando avete avuto l'idea di organizzare questo nostro incontro c'era molta curiosità e molta attenzione davanti alle immagini che ci arrivavano giorno dopo giorno dall'Afghanistan. Oggi devo dire che è un'attenzione che si è un po' andata scemando inevitabilmente. E però, se riandiamo alle immagini di quei giorni, quasi tutte molto disperanti, no? Ricordate quella furia di massa sulla pista dell'aeroporto di Kabul, il tentativo del folle di aggrapparsi ai carrelli degli aerei, le code senza fine davanti all'aeroporto, l'attentato. C'è una sola immagine di quei giorni che per qualche momento ci ha comunicato un messaggio di umanità e anche di piccola rivincita orgogliosa sull'andamento delle cose. Ed era l'immagine di un giovane diplomatico italiano che in sneakers, jeans e maglietta sollevava un ragazzino spaventato dalla folla, con il gesto e l'atteggiamento di chi portava in salvo qualcuno. Naturalmente tanta era l'amarezza della sorpresa per quello che stava accadendo, l'imbarazzo per quello che stava accadendo, la difficoltà a spiegarlo e a raccontarlo, che insomma la nostra informazione, mi ci metto di mezzo anch'io, non voglio parlare male di informazione, ha condito la cosa con un po' di retorica. Quel ragazzo, che era semplicemente secondo segretario dell'ambasciata, quindi un giovanissimo funzionario, è diventato console italiano. Non c'è nessun consolato a Kabul, c'è un'ambasciata. E non si è raccontato che l'ambasciatore italiano invece era stato il primo a rientrare sul primo aereo, per scelta sua, per scelta del Ministero degli Esteri, non lo sappiamo, ma diciamo, quel ragazzo lì era l'ultimo ragazzo di bottega che rappresentava e lo stava facendo benissimo la nostra comunità. In realtà c'era un ambasciatore italiano, Pontecorvo, e infatti i giornali ne hanno parlato come l'ambasciatore italiano Pontecorvo, cosa vera, ma l'italiano stava per di nazionalità italiana, che era l'ambasciatore, l'alto rappresentante civile della NATO, che in quel momento, in quelle ore, era un ambasciatore, carica rivestita, di nazionalità italiana, non era l'ambasciatore della Repubblica d'Italia. Insomma, questo ragazzo ha rappresentato l'idea che qualcosa si potesse fare di fronte a quel disastro. Per me inevitabilmente ha riportato alla memoria il ricordo di un giovane ambasciatore, stavolta vero, non un giovane volente rosa, insomma le prime anni, Luca Attanasio, che venne ucciso nel febbraio di quest'anno in Congo, nella parte più orientale del Congo. Salvatore,
cui io lo sollecito con alcune domande, come farò adesso, però voglio dire prima il perché. Siamo un paese che spesso trascura alcune figure che potrebbero incarnare alcuni dei valori che lamentiamo mancare nelle giovani generazioni. Allora io vedo con piacere quando sulle pagine economiche vengono presentate delle storie di successo di giovani imprenditori che hanno successo perché danno l'idea che non siamo condannati a vivere di reddito di cittadinanza o di disoccupazione permanente o di emigrazione a fuga dei cervelli e quant'altro, si può fare. Però quando si tratta di istituzioni e di impegno pubblico, è come dire che vengono a mancare un po' delle figure che possono ispirare in modo positivo i più giovani. E quindi mi pare doppiamente, al di là delle ragioni che cercheremo di spiegare, che riguardano l'inchiesta, mi sembra un'occasione perduta. Non è l'unica. L'altro giorno ero con Izzi a un dibattito e al termine si è avvicinato un signore, senza aver bisogno di parlare, io andavo piuttosto in fretta, di la verità. Io ho detto, mi dica, le lascio la mia mail, ma se voglio parlare di Gian Domenico Picco, ho detto, guarda, è una storia che conosco, mi scriva, gli ho dato la mail, mi ha scritto. Gian Domenico Picco, che nessuno di voi ricorderà, era un diplomatico delle Nazioni Unite che ha avuto un ruolo molto importante nella liberazione di ostaggi in Libano. Oggi, non so di preciso quanti anni abbia, dovrei tornare su internet, vive negli Stati Uniti, preda di una grave forma di Alzheimer e la famiglia non è in grado di, voi sapete com'è, se c'è una cosa di cui forse possiamo andare fieri come italiani è il nostro servizio sanitario. In America è presto detto, se non hai un'assicurazione privata stabilita per tempo e se non hai una famiglia in grado di pagare un'assistenza degna di questo nome, finisci nei gironi minori, per usare un eufemismo, dell'assistenza sanitaria. E questa è la situazione di Gian Domenico Picco. Nonostante la figlia di uno degli ostaggi liberati si sia impegnata per qualche anno a provvedere alle sue, so che in Parlamento è stata presentata una proposta di dotarlo della famosa legge Bacchelli, quella che provvede al sostentamento di artisti, uomini di cultura, personaggi che hanno onorato il paese e che sono in condizioni di bisogno. È stata approvata nel suo caso, ma solo a condizione che venga pagata la retta a un istituto italiano, e quindi insomma, purtroppo non risolve la cosa. Quello di Luca Attanasio non è l'unico caso di luminoso esempio italiano che viene un po' lasciato perdere. Dico ancora due parole su perché, secondo me, basta che voi adesso a telefonino o domani mattina digitiate il nome Luca Attanasio e guardate per immagini, non c'è una fotografia che lo ritragga in giacca e cravatta a una cerimonia o a un cocktail o a una prima di qualche rappresentazione. Sono tutte con bambini in braccio, accanto a missionari, sul terreno. Lo si direbbe addirittura un volontario, per la giovane età, invece no, aveva lo status di ambasciatore che stava onorando, che aveva onorato con uno stile suo, generoso, irruento, non formale. E questo, secondo me, è il messaggio forte per i giovani, no? Che sono sempre un po' resti, insomma, quello con la giacca e la cravatta, e verboso è sempre il padre, insomma, no? O qualche noioso professore, insomma, invece
aveva un modo di reinventare una professione che secondo me può essere particolarmente istruttivo, vorrei dire seducente, insomma, per i giovani. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno, insomma, noi che ci lamentiamo poi che i ragazzi a volte scarseggino nel appropriarsi di valori che riteniamo importanti. Salvo, io vorrei che se tu potessi ricordare un po' che era Luca prima di raccontare quello che gli è successo. È un uomo forte, perché raccontare penso che chiunque, non occorre essere genitori, insomma, per capire che perdere un figlio è in quel modo e con la giustizia di là da venire sia una cosa di dura. Io qualche volta mi sento di imbarazzo a chiedervi di ricordarlo, però so che in qualche modo aiuta anche a sopravvivere, insomma, è per questo mi sostiene. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Salvatore Attanasio, sono il papà di Luca. E tre volte devo ricordarlo, per me non pensano niente. Comunque Luca, che noi chiaramente in famiglia chiamiamo Luca, un certo Sua Eccellenza ambasciatore, anche se aveva comunque raggiunto in giovanissima età questo grado. Tenete presente che un ambasciatore in Italia si diventa quasi vicino alla pensione. Lui è stato, diciamo, nominato ambasciatore della Repubblica a 40 anni, non certamente perché era figlio di ambasciatori o chissà quale spinta, era semplicemente perché papà è un ingegnere, un banale ingegnere, qualunque scusa. No, era per meriti, e questo ce l'ha detto poi il segretario generale della Farnesina, diceva che guardando il curriculum, tutte le diciamo le citazioni, le benemerenze che ha avuto nei vari ruoli che lui può esercitato nel corso della carriera, diceva no, non potevamo nominare Luca ambasciatore. E quindi è stato per me, per noi è stato un grande onore. Lui svolgeva il ruolo d'ambasciatore con estrema professionalità, lui amava questo mestiere. Pensate che lui laureato, giovane laureato da Bocconi con lode, terminati gli studi, poteva scegliere diverse opportunità, anche più remunerative di quelle di un giovane diplomatico. Però lui aveva questo desiderio di fare qualcosa per il suo paese, non significa. Quindi già lavorava per una blasonata società di consulenza. Un giorno ci chiama e dice: papà, voglio iscrivermi all'ISPI, voglio tentare la carriera diplomatica. E puoi immaginare i genitori che non conoscevano quel mondo, no? Aveva già un posto sicuro. Di fronte a questa richiesta ci sono cascati un po' le braccia, però noi come famiglia l'abbiamo sempre assecondato, non abbiamo mai tappato le sue ali, lui era uno spirito libero. Gli insegnanti già dicevano che lui era un sognatore, sognava dei sogni, aveva dei grandi sogni, ma soprattutto credeva nei suoi sogni e lottava per realizzarli. E il sogno del diplomatico è stato uno dei più grandi sogni che lui ha avuto e lo ha realizzato. Il concorso in diplomazia è forse uno dei concorsi più difficili della nostra Repubblica, molto impegnativo. Lui, nonostante che non avesse nessun tipo di appoggio, ce l'ha fatta. Detto questo, dopo 4 anni di esperienza,
prima un tirocinio alla Farnesina, poi 4 anni di esperienza in Svizzera come responsabile commerciale dell'ambasciata, e già lì si era distinto molto, tant'è vero che nelle conferenze delle Camere di Commercio di solito c'erano tutti i maggiori presidenti di banche, quindi potete immaginare in Svizzera la banca è il perno dell'economia, con tantissimi imprenditori. Arrivava sto ragazzino che quando era in Svizzera aveva appena 28 anni, no, quando lo vedevano c'era la solita Italia che ha mandato qua lo sbarbatello e si stravaccavano sul poltrone. Però quando terminava il suo intervento si alzavano in piedi e andavano a stringere la mano. Questo è un grande valore, nel senso che già da quando era agli inizi della carriera diplomatica e poi tutto il periodo trascorso in Africa, Marocco, Nigeria e poi Congo, ha sempre rinnovato il nostro paese. Noi genitori non sapevamo quello che faceva. Abbiamo saputo purtroppo dopo questo triste evento, perché ci hanno scritto in tanti, gente che ha voluto testimoniare gli aiuti concreti che ha ricevuto. Cioè lui era un diplomatico un po' forse anomalo rispetto alla diplomazia tradizionale. Alcuni suoi colleghi ambasciatori l'hanno definito un ambasciatore addirittura generativo, innovativo, eversivo, perché aveva questa capacità di coniugare gli aspetti istituzionali a una grande praticità e soprattutto umanità. Lui aveva stima per l'essere umano, trattava tutti, dall'ultimo degli ultimi ai presidenti che lui andava a incontrare, esattamente allo stesso modo. Non si chinava davanti a nessuno e non era autoritaria con i deboli. Sotto questo aspetto era veramente una persona eccezionale. Detto questo era. Delicatezza estrema un fatto, no? L'hai chiamato l'evento, la sua morte. Ora io dico solo che è avvenuta in circostanze tutt'altro che chiare, o abbastanza chiare da mettere in forse una ricostruzione raffazzonata di quello che successe, nella zona più orientale del Congo. Siamo per arrivarci, bisogna prendere un aereo, non è una strada percorribile. Che è una zona dove sono ancora evidenti le tracce di conflitti sanguinosi, ricorderete i genocidi del Ruanda, gli eredi di quelle milizie sono ancora in armi, è una zona molto ricca di materie prime, di miniere, come tale e sotto gli sguardi la divisa dei multinazionali, ma anche di paesi stranieri che sconfinano, è un posto molto difficile. L'ambasciatore italiano, Attanasio, andava lì, non era la prima volta che andava lì, i missionari della zona hanno testimoniato ampiamente di queste sue visite, non erano, ripeto, vise di una perucca, andava a vedere i bisogni delle comunità italiane, ambasciatori, volontari. E questa è la visita che alla fine ce l'ha fatale, è una visita che nasce sotto l'egida del Fondo Mondiale per l'Alimentazione, FAM o WU. World Food Program, che è un fondo, è una grande agenzia delle Nazioni Unite
che lo invita alla chiusura di un corso in una scuola, tende a fornire la lezione ai bambini che frequentano la scuola. Lui si reca a Goma, dove ha un incontro con gli italiani della zona, missionari, volontari. Non è solo con lui, e c'è la vittima con lui, l'unica vittima con lui, un carabiniere, che era la sua scorta, Vittorio Iacovacci, Vittorio, no? Vittorio Iacovacci, e un altro dipendente della ambasciata che però non parteciperà all'ultimo viaggio che l'ho fatto. Vuoi raccontare tu quello che è successo? Oppure se preferisci lo faccio io. No. Quello che è successo nella realtà non è ancora noto, perché c'è un'indagine, sono state avviate tre indagini, una dei loro che l'hanno chiusa in tre giorni, una dei congolesi che l'hanno chiusa in un giorno e mezzo, e invece quella italiana è l'unica ancora aperta. I nostri carabinieri, che io ho incontrato, gente molto preparata, non molla, però il contesto è estremamente difficile, primo perché il governo congolese non collabora certamente, secondo c'è anche una certa resistenza dell'ONU perché per esempio i nostri magistrati non sono ancora riusciti a interrogare i testimoni oculari, perché nel convoglio dove viaggiava l'ambasciatore c'erano anche rappresentanti del PAN e questi si nascondono dietro l'immunità e l'ONU li protegge. I nostri magistrati sono impotenti, non possono. Quindi questo è un fatto estremamente grave, secondo me, perché se uno non ha nulla da nascondere non dà senso, no? Proteggersi dietro l'immunità. Poi il testimone oculare deve dire quello che ha visto, quello che sa, non si dice perché c'è questa reticenza. Per cui i nostri magistrati hanno detto che continueranno a persistere. Io recentemente ho fatto un appello attraverso Repubblica, insomma, che l'ho visto. È un'intervista che è uscita l'altro giorno su Repubblica e mi ha dato merito a Repubblica. Io non perdo occasione per criticare, cioè, ma ha dato merito di aver affrontato un tema complicato e averlo fatto con molta. Tu hai avuto parole molto dure e forti, perché il silenzio del... Noi abbiamo purtroppo l'illusione sempre che le Nazioni Unite siano una specie di... il sogno di un governo mondiale dove si appianano le esistenze dei singoli paesi, dove tutto il mondo è una specie di pubblicità di Benetton, che ci diamo la mano. No, non è così. Detto delle parole, secondo me, molto chiare, che vanno a caldo senza risposte, insomma, no? C'è stato un esponente del nostro governo, un sottosegretario agli esteri, la Sereni, che ha affermato a un certo punto, è chiaro che imbarazza, perché voi capite bene che un ambasciatore ci rappresenta tutti, un ambasciatore è una persona che va tutelata e in un viaggio così la tutela non può essere un solo carabiniere con un'arma corta a bordo di un veicolo non blindato. Ora certo ci sono responsabilità chi ha organizzato il viaggio, ma questo sottosegretario Marina Sereni è arrivata a dire che la responsabilità della sicurezza era dell'ambasciatore stesso, come dire, si è ficcato nei guai. Io se non ricordo bene le parole che tu hai usato. Io ho semplicemente detto che stava a vergognarsi, intanto perché un rappresentante dello Stato non può cercare di fare come Pilato, no? Cercare di lavarsi le mani scaricando la colpa a chi non può difenderti. A difendere soprattutto un servitore dello Stato con la S maiuscola, dove lei non sa neanche cosa significa. E quindi
perso un'occasione per stare zitta, anche perché va in un'aula, parla senza essere informato dei fatti. Non lo sanno ancora i nostri magistrati cosa è successo, come fa a saperlo. Primo punto. Secondo punto, se ancora si informava, si informasse bene, saprebbe che quando il nostro ambasciatore è andato là altre volte, e questo ce l'hanno testimoniato i missionari familiari che sono lì in sede a Bukavu, che è oltre il lago Kivu, al di là di Goma, c'è Goma, dove il lago c'è Kivu. E lui dice, quando veniva qui il nostro ambasciatore, il nostro piazzale era pieno di militari dell'ONU, polizia congolese, militari, tutti a protezione dell'ambasciatore. Cioè, non sappiamo spiegarci perché questa volta non c'era nessuno. Qualcuno deve spiegarlo il perché. E da subito io ricordo, ovviamente sono sempre attento alle notizie dall'Africa, alle parti del mondo che sono state per me un terreno di lavoro, e mi ricordo le prime note d'agenzia, attacco a convoglio Nazioni Unite, e poi andare a vedere il convoglio di due auto. Ora, io non so se in italiano si possa chiamare convoglio, sono due auto, insomma, il convoglio dall'idea, ripeto, non blindate, e le circostanze dell'agguato sono estremamente, quella strada, e quella strada forse pericolosa, era testimoniato da molti episodi precedenti, che le circostanze siano state perché gli aggressori, in realtà non sappiamo ancora con precisione che numero, ma come prima cosa si avvicinano all'auto in cui c'è l'ambasciatore e uccidono un bruciapelo l'autista. L'autista è un autista locale. Sì, sì, è un africano. Ed è ovvio che è già strano come tentativo di sequestro, di rapina o di furto, uccidere a bruciapelo. Dopodiché trascinano le persone fuori dalle vetture e cominciano a muoversi a piedi. Anche questo è da chiedere, sono ricostruzioni giornalistiche. Nel giro di pochi minuti arrivano dei Rangers che sarebbero lì per tutelare un parco, ecco, e ingaggiano uno scontro a fuoco nel quale, secondo la versione ufficiale, muoiono il nostro ambasciatore e il carabiniere che è accanto a lui. Ora, chiunque abbia visto, insomma, non ancora aver fatto il mio mestiere, aver visto qualche scontro a fuoco da vicino, ma è sempre molto difficile che su fossero 6, fossero 10, fossero 12 persone, muoiono proprio i due dopo l'autista, proprio le due persone, come se trattasse di un'esecuzione mirata, esattamente, così, no? che ovviamente cancella ogni ipotesi di sequestro a fini estorsivi, che non si è mai visto che chi sta sequestrando uccide quello che in quel momento è il valore aggiunto della sua impresa criminale, no? Non avrebbe senso, e non avrebbe senso neanche a sequestro fallito aggiungere un reato più grave come quello dell'omicidio solo per la delusione di aver fallito il sequestro. Ci sono troppi elementi che non posso dire, che sono in fase di valutazione da parte degli inquirenti, che ormai stanno allontanando questa ipotesi, quella iniziale giornalistica che dicevano che era un tentativo di sequestro. Sembra che così non è, e soprattutto non è chiara la disposizione del convoglio, chiamiamolo convoglio, erano due auto. Le prime versioni dicevano che l'ambasciatore era sulla prima auto, invece ci sono elementi che fanno pensare che era il contrario. Quindi già qui come mai bloccano un convoglio, attaccano subito l'auto dell'ambasciatore, quindi questo fa pensare che era un attacco premeditato, insomma. C'è un dettaglio che
è imbarazzante. Il direttore del locale del Fondo Alimentare delle Nazioni Unite è un italiano, che non è stato, che è ancora lì, che non è stato neanche chiamato in patria, immagino. Che gode dell'immunità. Sì, so, però dire, esistono anche delle cose che vanno oltre le regole, no? Muore un ospite del tuo convoglio, io credo che esista un senso dell'etica per cui anche se sei coperto diretti a testimoniare, insomma, questo è come minimo il minimo elemento, insomma, che dà molto da pensare, no? Forse pure dire, non voglio alludere a nient'altro, ma sicure la responsabilità oggettiva, la responsabilità di aver organizzato un convoglio che è finito sotto tiro e quindi in qualche modo aver organizzato male la visita dell'ambasciatore. Ci sono troppi elementi. Vedete, io l'ho detto, considero abbastanza normale che ci stiamo dimenticando dell'Afghanistan. Che cosa puoi fare? No, e ogni giornale, per i giornali ne parlano di meno, ma anche se ne parlassero ogni sera. Poi amareggiati pensando alle condizioni delle donne afghane, poi scuotere la testa e poi tornare a pensare a te, perché non puoi fare niente. E quindi dimenticare nel tempo è comprensibile. In questo caso mi pare che ci sia un forte imbarazzo da parte dell'Italia. Credo che ripeto, il paese avrebbe bisogno di figure, anche se finite così tragicamente, ma che sono delle belle figure, che ci lamentiamo appunto della mancanza di punti di riferimento, o che solo i rapper sappiano parlare al cuore dei ragazzi. No? Se non racconti queste storie non c'è. Ecco, secondo me c'è l'imbarazzo. C'è l'imbarazzo, nel mio sospetto, questo lo dico io, c'è persino una specie di fastidio di una vecchia casta di ambasciatori, che vede arrivare un ragazzo giovane che fa velocemente carriera e lo fa in un modo che inevitabilmente è poco paragonabile ai passi compiuti dagli altri. Intanto, come dicono alcuni suoi colleghi, dice Luca, aveva portato una diplomazia molto ostile. L'ambasciata era il luogo degli italiani. Un italiano in difficoltà entrava in ambasciata e se aveva bisogno parlava direttamente con l'ambasciatore, non doveva fare nessun ciclo burocratico per arrivarci. Non solo, ma ci hanno testimoniato che se dei nostri connazionali in Congo, credetemi, problemi ci sono. Problemi ci sono. Il nostro nazionale, per esempio in Centrafrica, no? Zone sperdute dove ci sono i nostri missionari, io avevo un problema. Lui e questo signore o gruppi non potevano andare in ambasciata. Era lui che prendeva la sua auto, i suoi carabinieri e andava sul posto a cercare di capire che tipo di problema avesse. E cercava di risolvere, non è che restava lettera morta. E questo che vi dico è perché ce l'ha raccontato, non è che cerchiamo di, come dire, glorificare. E quindi questo è certamente un nuovo stile, no? Senza parlare del fatto che lui con la moglie avevano fondato questa associazione che si chiama Mamma Sofia, che ha fatto in Congo diversi progetti, progetti sanitari, progetti educativi, di scolarità, oltre a portare come dire, distribuivano cibo a Kinshasa. No. Luca addirittura, per non usare i servizi dell'ambasciata, è andato a comprarsi a Dubai un'auto sua personale per la moglie, che usavano come servizio per la Mamma Sofia, quindi hanno fatto tante cose, tanti progetti, non ultimo un'ambulanza per esempio per portare medicina.
ospedali e medici nei luoghi sperduti, perché se no muore anche se ti fai, se ti punge una zanzara. Altri progetti purtroppo non ne ho potuti portare a termine, ma la moglie ha deciso comunque di continuare questo, questo percorso. Credo che voi possiate capire bene non solo lo spessore umano, ma anche il modo di intendere la vita, perché poi il mondo è vostro, no? Non soldi gettati nei pozzi senza fine della cooperazione con la C maiuscola, ma piccoli progetti sì, che uno può toccare con mano, no? Sa dove vanno a finire. Sono soldi con un nome e un cognome, diciamo, quello che la dottoressa prima chiamava con espressione efficace la canna da pesca, no? Non ti regalo le scatolette da tonno, di tonno, che ti rendono dipendente nel corso del tempo, stai sempre lì a tenere una nuova scatoletta una volta finita quella precedente, ma ti regalo la canna da pesca o la rete, così ti procuri da sotto. E magiche della donazione. Ora, guardate bene che questo, prima abbiamo fatto un discorso sul Rotary, adesso abbiamo parlato a tavola per metà del Rotary e per metà dell'Afghanistan, abbiamo parlato il doppio, che c'era anche altre due metà del Covid. Ma in Italia è un problema, no? Perché abbiamo una forte tradizione. Non voglio definire bene perché ci porterebbe troppo lontano, ma pietistica, no? Per cui quando parliamo di aiuti non ci chiediamo mai come mai i paesi dell'ex terzo mondo, alla mia età ho vissuto un periodo che parlava terzo mondo con il sottinteso che prima o poi sarebbe salito di categoria, non sono quelli che sono stati aiutati. I paesi in cui sono andati i soldi degli aiuti sono quelli che sono rimasti nelle condizioni di essere ancora aiutati. Se uno guarda i BRIC cosiddetti, no? Vabbè, a parte la Russia, ma l'India, no? Che certo ha degli abissi spaventosi ancora di povertà e di bisogno, ma ha acquisito un profilo di economia anche emergente, non sulla base degli aiuti. Ora forse bisogna studiare com'è che ci si risolleva dallo stato di indigenza come paese. Sicuramente non con il criterio pietistico degli aiuti, quelle cose tipo cartoline di Natale che io non sopporto, che ti sollecitano, c'è sempre il bambino con la lente gonfio per la denutrizione, la mosca sull'occhio. Una volta ho fatto un servizio, era in Kenya addirittura, quindi un posto che gli italiani conoscono per vacanza o per safari fotografico. E il servizio era su una comunità di bambini sieropositivi. Naturalmente la cosa in Africa, orfani, sieropositivi, si presta a tutta la retorica giornalistica possibile e immaginabile. Io era letto da una signora islandese che era andata in pensione, aveva i figli ormai grandi, ma si era stufata di fare la nonna a Dublino ed era in Kenya ed erano tutti bambini vestiti benissimo, allegri, contenti e c'era positivi, ma ci può essere una remissione, no? Però ho fatto un servizio, non voglio portare un esempio, ma lo faccio per chiarire, che iniziava con questi bambini impettiti in classe che cantavano allegri una canzone, dice, ah, come sarebbe bello se tutti i bambini dell'Africa fossero così, belli, puliti, sfamati, contenti. Però questi bambini sono sieropositivi. Che otteneva anche lo scopo di guardare che si può essere sieropositivi e non essere delle bombe ambulanti, no? Ora, purtroppo, noi viviamo in un paese dove la mentalità è ancora quella dell'obolo fuori della messa la domenica. Che per carità male non fa, ma promette di essere, ci vediamo domenica prossima, l'opolo successivo, non aiuta nessuno a alzarsi dal sagrato della Chiesa. No, viene da ridere, non so se te l'ho raccontato, nei giorni dell'Afghanistan io ero davanti alla televisione.
sono ricordato, cioè, inevitabilmente uno che ci è andato tante tante volte ripercorre come fosse un album dei ricordi, no? Che una delle prime volte avevo giocato a calcio a Kabul. Dice, poi c'è da giocare a calcio. No, c'è una partita di beneficenza, era organizzata, dovevano esserci giornalisti da una parte e giovani della nazionale olimpica, della nazionale di calcio afghana dall'altra. Poi avevano aggiunto un po' di militari italiani, una donazione di giornalisti che eravamo delle pizze, insomma, sappiamo. Io giocavo come facevo da ragazzo in porta, ma c'era molta gente perché c'era il principe, figlio, è stata una monarchia, è stato l'unico periodo felice dell'Afghanistan, con il re che era Zahir Shah, che era esule d'Italia, il principe, suo figlio, è presidente della federazione, non so adesso che cosa stia facendo, dove sia, ma era presidente della federazione gioco calcio afghana, era presente in tribuna d'onore, e c'era molta gente perché era, sta parlando degli inizi di questi 20 anni, quindi era un'occasione. Voglio ricordare che negli stadi di calcio i talebani facevano le fucilazioni, erano diventati dei luoghi delle esecuzioni. Invece quella era una festosa partita di calcio, festosa per tutti, tranne che per me, perché ero portiere e le squadre avversarie, il primo tempo era la nazionale under 21, quindi dei ragazzi di meno di 21 anni, e il secondo tempo gli under 18, dei ragazzi di 16-17 anni. In più tutti smaniosi di far bella figura davanti al pubblico, perché con gli allenatori ci facevano piano questi giorni. E abbiamo perso 13-0. Allora, però in porta, in sala di calcio, se prendo 13 gol vuol dire che ne ho salvati altri 13 almeno, no? E quindi a fine partita, ho ancora le fotografie, mi hanno premiato, forse anche con un po' di ironia, insomma, il miglior giocatore in campo. Avevo una mattina forse di raccogliere e il premio è consistito in una tuta della nazionale afghana. Immaginate una cosa molto sintetica, di un color verde scuro e con una grande, col segno, con lo stemma dell'Afghanistan grande, e qui con una, i colori della bandiera nazionale afghana, nero, verde e rosso. Cioè molto vistosa, diciamo, e dietro ho scritto grande Afghanistan. E mi sono ricordato, insomma, che avevo questa tuta, ho detto quando torno, l'avevo messa in un armadio, in quella che è la casa di mia madre, adesso c'è mio fratello, quelle case di una volta con un sacco di armadi, 17 stagioni, diciamo, l'avevo messa lì e mai usata. Ho detto adesso, la prossima volta che torno, la metto almeno un giorno in solidarietà con l'Afghanistan, poveraccio. E così ho fatto. E mio fratello vive da solo e non sa cucinare. E allora quando vado lì, in genere sono io che invece mi diletto a cucinare. E la mattina mi sono messo la tuta, ero arrivato la sera, e sono andato al supermercato vicino a casa con la tuta dell'Afghanistan. E c'è un... però non è un supermercato dove vado sempre, vado in quelle occasioni e c'è sempre qualche immigrato davanti che mi saluta calorosamente, come se mi conoscesse, no? No, capo, mi chiamano anche capo, aspettando che tu quando esci mi dai qualche spiccio. Questo mi ha guardato e non mi ha salutato. Allora, forse non gli ho dato niente. E dopo, no, beh, può essere che mi ha scambiato perché c'è tra nero, forse nigeriano o congolese. Detto, non sa come sono fatti gli afghani, ha pensato che io sono afghano, no? E non ha avuto coraggio di salutare. Comunque non mi ha detto niente. Sono uscito con la borsa e vedo che mi guarda così, senza di nuovo, non mi chiede capo. Allora ho pensato, questo è convinto che sono afghano e che posso essere una concorrenza pericolosa, perché se in quei giorni non si metteva il corso di mercato, mi diceva sono afghano, aiutate il povero afghano, lei raccolto molto più di lui. Siamo un paese che ha un'idea caritatevole, e caritatevole in questo caso
come guardate l'accoglienza, no? Io mi auguro che continuiamo a essere distratti sull'Afghanistan, perché se no saremo distratti. È chiaro, per uno che lo conosce, ma io credo anche per una donna, vedere quello che, immaginare quello che succede a quelle donne è duro da sopportare. E secondo me, non dovrebbe dire un uomo, ma è qualcosa che riguarda anche le donne in Italia. Intanto perché in un mondo che è più piccolo è uno squilibrio. Perché dici, siamo anche noi un paese che non tutto è perfetto. Lasciamo stare i temi di civili, che sono qualcosa che appartiene al crimine. No, sto parlando proprio della condizione della donna in generale. Siamo un posto dove si sono fatti dei passi da gigante, ma c'è sempre qualcosa da mettere a punto. Sapere che in altri posti è così rischia di far arretrare tutti. Ma di cosa ti lamenti perché non, in quella lista non c'è un 50% di donne? Se là non possono neanche, cioè diventa un termine di paragone così tremendo che rischia di affievolire quelle che sono legittime pretese, uso proprio la parola meno digeribile, no? Oltretutto c'è, per esempio, una cosa ai nostri occhi di mali informati sul Vietnam, sull'Afghanistan. Non è che era scomparso in Burja, questi vent'anni, c'era anche a Kabul, Kabul e Kabul, che non era Afghanistan, ma ha continuato a essere dappertutto, cioè nei villaggi era di ordinanza, non vedevi mai una donna senza burka. Cioè, vedevi, senza burka era una donna zara, che è la minoranza sciita, con tratti più asiatici, e loro vestono di nero con il viso scoperto. No, vedi una donna vestita di nero, e sono i paria dell'Afghanistan, perseguitati, trattati come l'ultima rivolta del caso. Non è mai scomparso. Dice, non è scomparso, ma come? Se c'erano gli americani, c'erano gli italiani, c'erano i tedeschi, c'era questo, c'era quello, non è, no, non è scomparso anche quando i talebani facevano gli attentati in margine della strada ed erano nelle valli più remote. Perché l'afghano medio ha quella cultura, volete chiamarla, c'è un po' di correttezza politica e di educazione, di finta educazione, la fa chiamare cultura. Uno deve usare il termine vero, che è religione. La religione, come viene intesa dagli afghani, impone che la donna sia sepolta in una tomba di tessuto. Non è una cosa che appartiene solo ai talebani. I talebani ne fanno una regola inviolabile e da rafforzare. I talebani arrivano, dal loro punto di vista, logicamente, a vietare addirittura l'istruzione della donna, perché una donna che sa leggere, sa scrivere, sa fare il conto, sa parlare, è una donna più pericolosa, più cosciente dei suoi diritti e più capace di farlo valere. Ma la cultura non è mica anni luce da qui, quella ragazzina pakistana che è scomparsa per sempre, crediamo, in una famiglia, non è mica la famiglia di talebani. Non era una famiglia di spacciatori di droga, non era una famiglia di fondamentalisti islamici, non era, era assolutamente, probabilmente una famiglia di bravi contadini che facevano, se avessi parlato con il loro datore di lavoro sicuramente ti avrebbe detto gente che legittimamente che non ha mai dato una preoccupazione, grandi lavoratori, bravi valori. Allora dovrebbe interessarci anche perché sempre più spesso ci troviamo a fare i conti con comunità di cui ci sembra di sapere tutto, pensiamo di sapere davanti all'iceberg di comportamenti disturbanti, lo spacciatore oppure il predicatore islamico che predica, ma davanti a comportamenti normali, gente che non commette reati, non parcheggia male la macchina, non, che si limita a riempire di parabole i balconi delle case e a rifondere nell'aria i profumi di una cucina che non è la nostra, e i valori di riferimento di queste comunità che spesso vedono nell'Europa l'occasione di un salario che non avrebbero mai sognato, ma
ma 2 milioni non la fanno, portandosi dietro i valori della terra d'origine, non solo le identità e le culture letterarie, culinarie, no, valori, alcuni valori che sono considerati fondanti, come il fatto che la donna non ha niente, può essere reclusa in casa o deve accettare, ragazzina, un matrimonio combinato. Vedete, normalmente gli assistenti sociali non se ne occupano, ma l'abbandono del percorso scolastico delle minori di comunità islamiche in Italia, e spesso la sparizione, naturalmente non sparizione criminale, semplicemente il matrimonio al paese d'origine. Ora, da questo punto di vista, è chiaro che quando uno pensa all'Afghanistan che può tornare in prima pagina, deve pensare al fatto che se l'Afghanistan fa crack, e non è del tutto improbabile, io non mi auguro che abbia successo, ma neanche mi auguro che faccia crack, vuol dire che avremo migliaia di afghani alle nostre porte, e l'Europa che ha faticosamente, noi abbiamo salvato non tutti quelli che dovevamo salvare, ma 4.800, e già inserire quelli sarà un problema. Beh, perché immaginate l'Europa di cui noi ci riempiamo la bocca di fronte a 200, 300, 400 o 500, perché questo, gli afghani sono 38 milioni. Io sono stato al talk show dei giorni successivi all'Afghanistan, i nostri politici parlavano solo di accoglienza, e infatti pensate di accoglierne 37 milioni, posto che i talebani sono qualche centinaia di migliaia che hanno un po' di seguito, quanti pensate di accogliere? E questo nessuno vi dirà mai. Quante persone possono essere accolte in questo paese con dignità loro e nostra? Dove la dignità nostra non sta nell'aprire la porta semplicemente, aprire una porta dove c'è almeno una possibilità di lavoro, inserimento e di integrazione. Altrimenti è un'accoglienza. Sarebbe come se mi avessi invitato stasera un solo bicchiere d'acqua, no? È un discorso penso che l'accoglienza si portate lontano, però guardate bene che anche quando parliamo di Africa, l'Africa dove ha perso la vita Luca Attanasio, io certe volte sento parlare di persone che fuggono dalle guerre, no? La nostra classe politica, che probabilmente del mondo conosce solo Sharm el Sheikh, forse Santo Domingo, però risulta comodo, direi, no? La verità è che il viaggio per arrivare in Libia è una cifra con cui in Africa ti puoi aprire un negozio, e che non scappano i più bisognosi, ma scappano i più intraprendenti, spesso quelli che hanno più forte la volontà di venire a vivere in Europa, cosa in sé non censurabile, però fanno rispettare le regole. Sono delle migrazioni, chiamiamole economiche, ma non è la migrazione, i disperati non hanno neanche la forza di muoversi. Ora, non illudiamoci, se poi pensiamo ancora peggio, che alleviamo il peso della pressione demografica, siamo proprio fuori strada, la crescita della sanità, ma fino a pochi anni fa morivano il 10% dei neonati africani, oggi non muore più nessuno, per fortuna, però c'è il 10% in più di persone. In paesi che non riescono a mantenere, la Nigeria raddoppierà i suoi abitanti nell'arco di 30 anni, c'è l'immigrazione, se anche noi ne accogliessimo 400.000 all'anno, 500.000 all'anno, è come svuotare il mare con un secchietto, non alleggia assolutamente niente, perché il ritmo di crescita. Ora, il problema realistico è che uno dovrebbe dire come siamo usciti noi, purtroppo, fino a andare a crescita demografica sotto zero. Cinque benessere, la famiglia di mio padre era 7 fratelli, mio padre e mia madre ne hanno fatto 2. Perché andare all'università costa, perché far crescere i figli costa. Quando è arrivato il benessere, modesto, ma però che ti consentiva di pensare, lo faccio studiare, lo vesto, gli do da mangiare come si deve, cominci a fare, non cerchi più manodopera per
protezione dei figli, perché si sa mai che qualcuno muore, una volta era più normale, e non fai figli tanto per farli, perché per passare il tempo, no? O si colpa la televisione, ha trovato qualcosa. Però quello serve fare tanto. Insegnare la politica di controllo demografico, perché laddove non puoi mantenere 10, non ne potrai mantenere 15 o 20. Guarda che certe volte persino i missionari, che diciamo per vocazione dovrebbero fare questo, l'hanno capito perché lo vedono con l'Europa. Allora, in Italia, non voglio dire una cosa troppo forte, però la povertà ha ancora un suo fascino per certe ideologie, per certe istituzioni. È come se, perché è vero, no? Perché quando fai i soldi incominci ad andare meno, premi di meno, in genere, no? È stupido che sia così, perché non dovrebbe essere. Cominci a pregare solo per la salute, se no fai, o per i figli, però coltivi una piccola arroganza che ti fa pensare di essere capace di risolvere. Se meno ti abbandoni di meno alle prediche del Papa. E anche le predette del partito. Cioè, il povero emerge per certe ideologie. Allora, se naturalmente l'uguaglianza sociale resta per me, il problema è che finora è stato interpretato in un certo modo, cioè, nel socialismo reale, tranne i burocrati, ma c'era un'uguaglianza, tutti i poveri. Allora, l'uguaglianza di tutti, il sogno di costruire un'uguaglianza in cui tutti abbiano la possibilità di fare festa sabato e domenica, se non lavoro, di comprarsi l'auto, è questo che dovrebbe. Invece noi abbiamo ancora, e sono dei pesi, l'idea che insomma, i poveri siano convenienti, siano utili, servano, no? Se possibile siano da moltiplicare. Secondo me sono ideologie che vengono messe alla dura prova dell'immigrazione e alla dura prova da quello che succede nel mondo. Vi ripeto che temo l'Afghanistan, poi torniamo, o abbiamo una domanda, sull'Afghanistan non credo solo che davvero sul loro democrati, perché c'è il Covid anche in Afghanistan e gli assembramenti, avete visto, non è che. Ed è un paese che non produce neanche le bombole di ossigeno. E sono contrari ai vaccini. Anni fa, due o tre anni fa, non mi ricordo mai la data, uccisero tre vaccinatrici antipolio. Rotariani probabilmente. Rotariani probabilmente. Perché la vaccinazione antipolio è. Il posto già dalla parte. È una delle missioni della Rota. Il risultato è che l'Afghanistan è uno dei pochi paesi al mondo dove c'è ancora la poliomielite. Immaginate, insomma, che è un paese che dove la minaccia del Covid, insomma, è ovviamente più immanente che altro. Alimentare, perché non viene da un'estate della siccità particolarmente forte. Perché sui mercati, mi dicono amici, le merci ci sono, vengono dal Pakistan, ma non ci sono i soldi per comprare. L'Afghanistan produce opio, ma il resto, prese le verdure, cose, viene quasi tutto dal Pakistan. E sociale e politica, cioè immaginatevi, non so, certe città industriali o minerarie americane quando chiusero le miniere o le fabbriche, no? Il Kabul è un porto dove avevano migliaia di funzionari civili, oltre che militari, che compravano naturalmente molte delle derrate fresche sul costo, che spendevano soldi lì. Improvvisamente sono chiuse le ambasciate, perché è come una città di guarnigione che improvvisamente sono finiti. È come una riccione d'inverno, non so, forse no, è meno.
hanno pensato l'unico per uscire dal dilemma, li riconosciamo, di convogliare tutti gli aiuti tramite Nazioni Unite. Nazioni Unite sono quelle di cui abbiamo parlato fino a poco fa, però non c'è altro modo, non c'è, in questo momento non abbiamo né lo strumento militare né altro. L'unica cosa è quel minimo comune denominatore sottilissimo con Cina, con Russia, persino con l'Iran, che nessuno ha interesse che l'Afghanistan diventi uno stato fallito come la Somalia, un posto da cui scappano milioni. No? Per noi, cioè soprattutto prima ancora del terrorismo, c'è il problema che si presentino. E purtroppo sono cose insomma, che potrebbero presentarsi nell'arco di pochi mesi, insomma, sono delle eventualità da scongiurare. Se volete sapere altre cose, ma se vogliamo tornare anche sulla storia di Luca Attanasio, siamo qui. Sono nella capanna in mezzo ai monti delle tribù dove effettivamente capisco, io ho sposato quest'uomo a 13 anni e devo stare lì, non faccio altro. Parlo della donna che comunque ha avuto 20 anni, perché ho visto delle foto dell'Afghanistan come quando fanno vedere quelle dell'Iraq ai tempi dello Shah o anche lì, cioè tutti quei paesi lì comunque le donne erano delle minigonne più forti di quelle che avevamo nelle nostre Italia. Le donne che comunque per 20 anni hanno studiato e hanno conosciuto tutte queste cose, riusciranno in qualche modo a reagire o non gli verrà mai lasciata la possibilità e quindi buco nero e basta? Io credo che uno deve immaginarsi che intanto parliamo di Kabul, soprattutto quando parliamo di questo, e di impasse generazionali di ragazze che sono nate in questi ultimi o che erano bambine 20 anni fa e che adesso sono persone di donne. Però uno deve immaginarsi la situazione, davvero, il peso delle famiglie. E la famiglia in Afghanistan hanno più senso della famiglia che senso del paese, intendendo come paese afghano. C'è la famiglia, il clan, la tribù. Le prime, ma la famiglia ha un peso molto forte. Il Pakistan assomiglia a quella ragazza che è stata uccisa a novellare, non ricordo bene il nome, e perché il suo rifiuto del matrimonio combinato disonorava la famiglia agli occhi del resto della famiglia, cioè la ragazza che non obbediva, come viene uccisa semplicemente per una questione di obbedienza al padre, e tu ci hai sputanato. Se non ti uccido, sì, abbiamo perso la forza. Però per esempio che qualunque donna che non viva da sola, vive da sola in Afghanistan è una cosa molto difficile, è sottoposta a un ricatto permanente. Io ricordo di aver parlato qualche volta con donne che lavoravano, in cui i mariti, persone normali, non sto parlando di talebani, accettavano la malincuore solo perché loro guadagnavano più di quanto non guadagnasse il marito. Quindi stiamo parlando di Kabul. La mia, penso che saranno le donne a cambiare quel mondo quando verranno. Credo che è una cosa dietro l'angolo, perché è proprio l'uomo afghano, è
solo quello dei talebani che lo possono imporre, diciamo, sulla forza delle armi e del potere che adesso detengono, ma l'afghano medio, anche quello che viene qui, è qui da 3 anni come rifugiato politico, non si capisce la cosa, la pensa così, la stragrande maggioranza, tranne quelli che hanno studiato in America, come so, appartengono già a una borghesia afghana, è quella la mentalità, so come, per me io la chiamo religione. Guarda, io personalmente sono uno che amo gli animali. Una delle cose che mi ha sempre infastidito dell'Afghanistan, ho amici afghani, amo quel paese, no? È come trattano gli animali. Ora, come trattano gli animali, io so benissimo che è una specie di vezzo di una nostra società tarda e matura, no? I primi cani che ho avuto io mangiavano tutto quello che avanzava a tavola. Adesso c'è il cibo per cani vegani, se va nel supermercato sono gli scaffali, c'è più roba per cani che non per noi diabetici. Davvero, non c'è uno scaffale per diabetici nel supermercato, invece lì i cani sono presi a sassate quando sono cani pastori. Utili al cani da lavoro proprio, no? Sono presi, sono... Io ho visto cani che ringhiano ancora quando sentono passare un afghano, perché gli ricorda l'odore delle cose che mangiano, gli ricorda le botte prese. Bastonano gli asinelli, io ci ho dato discusso come non vedi che c'ha le piaghe, che... cioè, è anche il tuo strumento di lavoro. Io non dico che devi affezionarti a un martello, ma se devi usarlo, martellalo bene, no? E vedi, c'è una durezza che noi tendevamo a attribuire, ma non mi ricordo, una volta al contadino che teneva il cane, poi era buono per la caccia, se non via, oppure alla catena. È un mondo duro, è un mondo duro, dove la donna è nelle situazioni più normali, non durante questi 20 anni, io racconto spesso, sono finito in casa a mangiare il cibo che viene messo a terra, sul tappeto, tutti a prendere, fino lì è quasi folklore, no? Guarda che mi tieni sporco, tocca mangiare così e mangi. Quello che avanza va nella stanza del donne, cioè sono gli avanzi. Prima gli ho detto prima che i cani mangiavano gli avanzi. Mangiano gli avanzi, quello che è avanzato dal vassoio, comune. Ed è normale, ma non sto parlando caso di talebani o caso di persone che uno deve... Quello che volevo capire appunto se... Poi capirà bene che con i livelli di democrazia, una donna che ha 5 figli e deve correre da uno all'altro, perché poi è sempre madre e lo vuole fare la madre, no? Non è che... tu quando hai fatto una donna, fai scodellare i figli, le hai messo una catena... io sono... non mi piace che siamo demografia sotto zero, però neanche usare la donna come macchina da riproduzione che diventa una catena di schiavitù. È chiaro che una donna con 7 figli sarà, non avrà mai neanche il tempo di pensare, forse no. Quindi gli spazi per, al di là delle cose più violente, no? Quella viene pulita, sto parlando proprio delle persone normali, no? La tradizione, fino a fare la spesa al mercato va l'uomo. Perché anche col burka è un problema, uno fa scegliere. In genere il bambino si trascina la mano. Il burka sembra proprio una prigione. È una prigione. Quasi paradossale, poi muoverti, poi avere anche il bambino. Quindi noi dobbiamo pensare, quando guardiamo queste donne, cioè a tutti viene a dire, ma come non si inventa? Cioè è un problema svelarsi, no? Non è facile, non è... ci vorrà... è chiaro che, non so chi mi ha detto prima, 20 anni buttati via, no. È stata una sconfitta sonora, in pari anche dalle lezioni. Qualche seme è stato lasciato perché queste donne che hanno assaporato la libertà, forse pure quella modesta di guardare un telefonino, di andare a bere un tè con un ragazzo, di frequentare
tutti noi ci ricordiamo, io ho fatto le elementari e le medie maschili, no? Però mi ricordo il primo anno superiori che c'erano le ragazze in classe, le emozioni che ti procura, i compagni, io no, cioè quanto è importante nella anche nelle cose più stupide, no? E con tutto che mettete, le ragazze erano più e nero, vestivano, anche noi usavamo in modo castigato. Però se facevi cadere la pena e guardavi, vedevi qualcosa, insomma. Ci vorrà molto tempo, purtroppo, racconta molto, è chiaro che diventa difficile quando invece qua discutiamo del gender e del come deve entrare nelle scuole, cosa e lì così, cioè che è un mondo un po' spalestrato, no? Avrei due domande semplicissime, visto che un po' di villeggiatura a Barra l'ho fatta anch'io, nel 2003, in Scania, chiedevo una cortesia, chiedevo, non è che ci sono dei popoli che alle volte bisogna lasciarli stare, perché il percorso storico degli afghani, inglesi, russi, poi siamo arrivati noi, oltretutto in Italia eravamo in missione di pace, ma qua sinceramente c'era di tutto tranne che la pace. Domanda, cosa ne pensate se magari li avessimo lasciati o li lasciamo per conto loro per un po'? E la seconda domanda è questa qua. Purtroppo si parla di questa onda araba che sta arrivando anche in Europa. L'unica cosa è che l'Italia è un portone aperto quando gli altri stati si stanno chiudendo a liscio e noi rischiamo di fare praticamente la fine della nazione, tra virgolette, in pace. Cosa ne pensate di questo? Grazie. Non so se ho capito bene tutte le domande, perché... però io credo che oggi c'è un paese che finora si è mosso più furbamente di altri, ed è la Cina. Io la Cina la posso vedere da mille punti di vista, però mi va riconosciuto, ecco, dubito che loro andranno in Afghanistan con tutte le mediche e gli antichi scarponi, insomma, no? Tra l'altro le valigette di dollari, con ingegneri, architetti. C'è una situazione dove possono fare un passo, non so come dire, perché Taiwan, perché lì tocca i loro sentimenti di nazionalismo cinese. E quando mescoli la politica estera, che finora è stata così curva, nazionale, d'accordo, in Africa hanno scontestato la Francia, quando lo mescoli i sentimenti è lì che puoi combinare gli errori. Noi abbiamo mescolato i sentimenti. L'idea stessa che puoi esportare la democrazia è una bellissima illusione. Io sono di una generazione, mi ricordo quando gli Stati Uniti esportavano i colpi di Stato, no? Meglio che provi ad esportare la democrazia, però non sono valori universali. Per noi è il sistema migliore anche, per dire con Churchill, la democrazia è un sistema che fa schifo. Esclusi tutti quanti gli altri, cioè no, detta così sulla mano, non so citarlo a memoria, ma è migliore per tutti i sistemi che conosciamo, con tutti i suoi difetti, no? In Afghanistan non ha funzionato. Io non sono mai stato in consiglio comunale, sono stato spesso ai consigli degli anziani, gli elders, i vecchi, sono loro che decidono un paese. Cosa fare? Ed è il capo villaggio, il capo tribù, il capo. La Russia non ha mai avuto una democrazia. No, noi ci sorprendiamo perché guardano Putin, può guardare, adesso anche lui è fortuna un po' calante. Ma non ha mai avuto una democrazia, cioè non è detto neanche che la vogliano davvero, no? Cioè, pensare che noi l'abbiamo ascoltata come se fosse un paio di jeans, no? Di jeans o un computer. O una bottiglia di vino, insomma, l'Afghanistan non ha funzionato. Questa è la lezione, le sconfitte
come le certe sbelle da ragazzino, insomma, no? Fanno bene se capisci. Penso che dobbiamo capire che non è così che certi valori che per noi sono universali non sono così universali, no? Non piacciono a tutti allo stesso modo, piacciono a volte poco anche a noi, insomma, vediamo. La seconda domanda l'ho capita di meno. La seconda domanda è molto semplice. Visto che siamo l'unico paese europeo che ha le frontiere. Ah, sì. Grazie. Scusi. No, credo che è una questione difficile perché l'Europa non esiste in questo, no? L'avete visto ogni volta che arrivavano tanti migranti, le navi spagnole portavano qui, i tedeschi portavano qui, però poi non potevano andare in Spagna. E noi siamo anche un po', io uso la fatica la parola provinciale perché sono nato e cresciuto in provincia, ma siamo molto provinciali, cominciamo con tono spizzinoso sovranismo, no? Cioè, quelli che sono sovranisti. Cioè, sono gli altri paesi che sono sovranisti, no? Che dicono, quelli tenete voi perché sono entrati per primi in Italia, no? Non li suddividiamo fra tutti. Cioè, noi alziamo il dito contro Lituania, Polonia che vogliono costruire il muro, e a me fanno schifo i muri, ma poi il resto dell'Europa metropolitana, c'è i muri dentro la testa, no? Non c'è mai stato nessuno che ha detto prendiamo quelli che arrivano a Lampedusa e li suddividiamo in base al, non so, al PIL o al reddito lordo, al numero della popolazione, suddividiamo, però se uno guarda i numeri di quelli distribuiti sono sempre 19, 27. Non c'è mai stata una politica europea comune davvero sull'immigrazione. Cioè, c'è mai stato Lampedusa, Pantelleria, la Calabria, la Sardegna, confini di Europa. No. Arrivano pensando che vanno in Europa, ma in realtà sono confini dell'Italia e altri ce ne sono. Quindi noi semplicemente continueremo a essere il ventre molle, insomma, insieme alla Grecia, naturalmente, insieme ai Balcani, quelli che vedono in una collocazione geografica che in altri tempi è stata una fortuna, una iattura, cioè, è una colpa essere quelli esposti, anche perché il problema è che in genere il rifugio è quello dell'inevitabilità delle migrazioni, no? Ma devi provare a governare, che non vuol dire che le governi in tutto, ma siamo un paese che si riempie la bocca della parola legalità, in tutto, legalità, e l'unica cosa su cui si rivendica è che sia illegale, cioè per entrare in Italia oggi cosa devi fare? Devi pagarti il viaggio fino in Libia, giusto? Ed è una cifra notevole per un africano normale. Il secondo passaggio che devi fare è affrontare il viaggio, la traversata del Mediterraneo. Dopo avrai l'ingresso in Italia. Allora, se tutti questi che piangono insomma, su questa situazione, perché non andiamo a prendere due traghetti? Se devono fare lo sforzo di rischiare la vita, andiamo a prendere due traghetti, no? Se, insomma, governare l'immigrazione vuol dire stabilire che quest'anno ne prendiamo 10.000 dall'Africa, 15.000 dall'Asia, 7.000 dall'America Latina, provi a dire concediamo un tot numero di visti e gli altri niente. Cioè devi entrare e concedendo i visti sai che lui, che suo padre, che mestiere ha, decidi. Perché una cosa è integrare 10 ragazzi di 20 anni che naturalmente possono suscitare anche allarme, ecco. Un'altra è decidere di fare 5 ragazzi di 20 anni e una famiglia con 3 bambini. In nessun villaggio d'Italia una famiglia con bambini viene guardata con sospetto, non desta allarme sociale, è più costosa per i servizi, per la scuola, per quant'altro. E quello vuol dire governare a un livello, provare a fare le quote, lasciando uno slot vuoto per le emergenze, se c'è una guerra, se c'è un terremoto, però anche le guerre.
chi è che ha scritto quel diritto umanitario? Immaginiamo, Dio non voglia, no? Se fosse una guerra in Italia, dove avremmo il diritto di fuggire noi? In Canada? No, penso che diciamo, uno può aspirare giustamente a essere ospitato in Austria, Svizzera, Slovenia, in Francia, in attesa che finiscano e poi ritornare a casuccia e ricostruire, no? Cioè, dove sta scritto che la cura della guerra deve concludersi per forza a Londra o in Australia? Cioè, siamo gli unici al mondo che ragionano così, no? Ripeto, è di nuovo il discorso sui poveri, ma è anche il discorso di ignoranza del mondo. Io muovo dalla considerazione che lei ha fatto. Lei spiegava che Draghi ha avuto la felice intuizione di provare a coinvolgere anche Russia e Cina nell'ultimo G20, perché immagino che una soluzione alla situazione afghana vada in qualche modo trovata. Il sospetto, e io sono ignorante dal punto di vista della politica internazionale, è che non esista una roadmap, però, cioè si debba cercare di capire come affrontare la barbarie, no? Dettata da un gruppo di integralisti che non vuole neanche che le donne possano studiare. Allora mi chiedo, anziché una soluzione che provenga dall'Asia, dal governo, forse la strada può essere quella che tipo Tizio, il figlio del signor Atanasio, cercava di mettere in atto, cioè partire dal basso, dare dignità alla popolazione, intervenire con piccoli gesti, con tante piccole cose che possano affrancare le persone, possano insegnargli che esiste dell'altro, e un percorso nettamente più lungo che però magari dà anche delle radici più solide, una forza diversa rispetto a quello che può essere arrivare dall'alto e imporre, perché tanto la soluzione militare, tra virgolette, che gli americani hanno cercato di perseguire per 20 anni, ha funzionato. Immaginare delle soluzioni politiche, ma ripeto, sono ignorante, non so che si possa interloquire con certi personaggi, allora forse qualcosa come quello che Luca Parasio cercava di fare in altri paesi può essere la risposta, può essere quella la lunga strada per trovare la soluzione. Io sono isolato, ma davvero ho capito pochissimo. Se vuole anche che poi si riesca. Ho un microfono adesso, se vuole riprovo. Cercherò di essere un pochino più sintetico. Mi lego al fatto che lei ha spiegato che Draghi ha avuto la felice intuizione di coinvolgere Russia e Cina nell'ultimo G20, perché evidentemente è necessario individuare una soluzione al problema afghano. Però 20 anni di tentativi, non so neanche come definirli, in Italia e americani non hanno prodotto il risultato sperato, diciamo. Adesso ci troviamo di fronte all'esigenza di interloquire con un gruppo di persone che sostanzialmente è rimasto in quello che per noi è migliorevole, una barbarie. E è possibile che, non so se ho ancora il microfono, è possibile che in realtà... Però ci spengo il microfono. E toccherate telefonarmi. Se mi vuole dare il numero dopo le mando un WhatsApp. Comunque la parte finale della domanda è: visto che molto probabilmente, ma io sono ignorante dal punto di vista di politica internazionale, non esiste una roadmap definita, una strada che i vari stati pensano di poter perseguire, è possibile che il tentativo che stava facendo il figlio del signor Atanasio di partire più dal basso, di dare dignità alla popolazione attraverso tante piccole operazioni, possa essere la lunghissima ma più solida risposta nel tentativo occidentale di regalare dignità, di dare una nuova forza a dei paesi come l'Afghanistan in questo momento? Sarebbe... Non vorrei rispondere, però per me la risposta è sì. Cioè, è chiaro, è quello che ho cercato di dire prima
canna da pesca o del, e del reale aiutarli sul posto. Il problema è di, che certe migrazioni sono anche una fuga, come ho detto, che si debba chiamare il cervello, ma di energie, di intraprendenza, di voglia di migliorare la propria vita, no? E quello è, ovviamente impoverisce un paese, pensate solo all'Afghanistan. Questi che sono scappati erano intanto tutti quanti sapevano un po' l'inglese, insomma è quello già che testimonia un minimo di acculturazione. No, sicuramente c'è l'unico problema che una politica dal basso come quella che Luca Attanasio praticava rischia di non poter affrontare è quello del terrorismo fondamentalista del, che insomma, è presente in molte parti d'Africa e ovviamente anche in Afghanistan lì, o c'è anche una politica di forza, insomma, no? E nel lungo periodo il terrorismo lo batti innanzitutto con la politica sociale e culturale, no? Però insomma, nel breve periodo è far fronte anche delle minacce che sono, vanno rinforzate sullo stesso piano. Ringraziamo l'intervento decisamente molto interessante, ringraziamo anche il signor Attanasio per la testimonianza su suo figlio Luca, ancora complimenti veramente. E anche altri presidenti inizierò per consegnare un ricordo. Volevo chiedere se ci sono. Lo chiedo ai miei colleghi giornalisti insomma, di ricordare la figura di Attanasio. Il prossimo febbraio ci sarà un anniversario, e ovviamente per la famiglia è una cosa metrica, però per tutti noi, ovunque, insomma, se uno ha opportunità, se c'è qualche insegnante, insomma, se ne fa a scuola, se ce ne. È un'occasione specie per noi, no? Uscirà a breve un libro sulla vita di Luca destinata ai ragazzi, ai bambini, alle scuole, edito da Pieni. Uscirà, sì, uscirà a febbraio. Lo sta ultimando un vaticanista. Allora, lasciamo agli atleti dei nostri club e poi un ricordo di Sassuolo, come lei sa, in terra di piastrelle, noi abbiamo fatto 50 anni quest'anno, quindi abbiamo fatto preparare una piastrella commemorativa. Ringraziamo tutti, saluto anche le ragazze del Rotarax che colpevolmente ho dimenticato prima e vi auguro una buona serata.